A una settimana del referendum sulla giustizia abbiamo chiesto agli espositori e ai frequentatori della Fiera del Libro se si sentono abbastanza informati sui contenuti dei quesiti. Sentiamo quello che ci hanno detto. Tutti in generale? Assolutamente no, secondo me no, ma io per prima probabilmente. No, onestamente non ho seguito la situazione, ecco. Quindi mi dovrò informare. Per il momento sì, ho già le mie idee, ho ancora un dubbio su una delle cinque che devo capirla un po' meglio, poi per il resto sì. Non su tutti i referendum, non su tutti gli interrogativi, su quattro, per ora su quattro, devo informarmi meglio sul quinto. C'è sempre un po' di informazione che non si capisce bene perché dicono un po' di qua, un po' di là, sempre cambiano un pochettino, però sì, siamo informati. Ho sentito alla televisione che ne parlavano, ma sinceramente devo informarmi bene per andare a votare, perché non so niente ancora. Lo reputiamo personalmente un po' troppo tecnicistico, forse più addetti ai lavori, e resta difficile esprimere un voto secco su una questione del genere. Penso che si debba dire qualche cosa di più. Ad ogni modo è abbastanza facile, perché dicono sì o no. Informati sì e no, nel senso che gli organi di stampa stanno cercando di educare, forse dire che è il termine giusto, le persone a recarsi alle urne per esprimere il loro voto in un senso o nell'altro, indipendentemente da quello che è la loro idea. Si sente sufficientemente informato? Non sufficientemente informato, ma so come andrà a finire. Cioè? Cioè il mio voto sarà un voto di cambiamento, perché la società così come è messa, in particolare la giustizia, è abbastanza compromessa. E quindi se non si ottiene qualcosa cambiando, vedete voi. Colpevolmente non mi sono ancora addentrato nei temi, ne conosco superficialmente il contenuto. L'informazione che c'è è purtroppo superficiale, nel senso che cita la data, cita questa occasione, ma non ricorda esattamente che cosa è implicato in un sì e nel no che vengono espressi. Io credo che il gioco sia quello di non arrivare al quorum, quindi di vanificare questo referendum. Referendum sulla giustizia, una settimana dal voto, cosa ne sapete? Assolutamente nulla, a dire la verità, devo essere onesta, nulla. Andrete a votare? Ci si pensa, però sicuramente sì. Votare assolutamente sì per una magistratura che è malata, quindi c'è un'occasione per i cittadini italiani, un'occasione unica di votare sì ai referendum. Ma io sono per il no, confesso, sono per il no, non tutti, non li approvo tutti quanti. Non sempre è facile riuscire a capire per cosa si va a votare.